Oggi una crostata senza cottura. Già. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi una crostata furbissima e sorprendente. Non accenderemo il forno, non sporcheremo pentolini. Sarà una buonissima... Perché la andiamo a comprare? No. La volete fare con me? Ma io sono allora un po' scettico. Vedrai che sarà buona come quella cotta al forno. Però sudando molto meno è pronta in 10 minuti. Ed ecco gli ingredienti per la nostra crostata senza cottura. Una tavoletta di cioccolato bianco, 120 g di burro fuso, 400 g di biscotti, io ho preso dei biscotti al burro, mezzo chilo di budino, sono 8 confezioni da 125 g ciascuna. Fragole, io ne ho mezzo chilo, e 100-120 g di marmellata di fragole. E poi un goccio d'acqua. Iniziamo subito. In un mixer mettiamo i nostri biscotti. Riduciamoli in polvere. E voilà! All'interno del mixer versiamo il burro. E frulliamo. Prendiamo una teglia per crostata in cui avremo messo la carta forno e versiamo il composto. Aiutandoci con la spatola stendiamo il burrosissimo composto un po' su tutto. Bene, e adesso mettiamo in frigo per un'oretta in frigorifero. Nel frattempo sciogliamo il cioccolato a bagnomaria. State attenti. Una volta rappresa la mia base, prendo il mio cioccolato fuso e lo verso sulla base della crostata. Con una spatolina lo spalmo su tutto. Questo servirà per tenere ancora maggiormente insieme la polvere di frolla e donare un quid di croccantezza al boccone della torta. Mi raccomando, spalmatene un po' anche sulla bordura, quindi sul margine. E adesso io la pongo in freezer proprio 5 secondi per fare rapprendere il cioccolato. Mentre la base solidifica, preparo gli altri ingredienti che mi occorreranno. E allora prendo la confettura o marmellata di fragole, quello che avete, la verso in un mixer o semplicemente con un frullatore, allungo con un goccino d'acqua e frullo. Dopo aver lavato accuratamente le mie fragole, le pulisco e le taglio a metà nel verso della loro larghezza, cioè metto in evidenza la parte più larga. E adesso verso i miei budini in una coppa. Poi con una frusta ne ammorbidisco la texture rendendola il più cremoso possibile. Come vedete ci si sta proprio un attimo e siamo pronti per assemblare il dolce. Non appena il cioccolato si sarà rappreso arriva il momento della farcitura. Semplicemente versiamo la nostra crema all'interno della crostata. Prendiamo le nostre fragole e, partendo dal centro,
decoriamo. È il momento di ricoprire il tutto con la nostra confettura di fragole. Lascio solo il bordo senza, metto in frigorifero e faccio raffreddare per un paio d'ore. Dopodiché la nostra crostata sarà super buonissima e pronta per essere gustata. Quindi vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, avete visto com'è semplice fare questa crostata furba, veramente, se non la fate siete dei non siete furbi. Allora ragazzi, è bellissima, vi farà fare un figurone, la preparate in 10 minuti prima dell'arrivo dei vostri ospiti. Ma proprio, già vestiti, perfetta, tutti quanti eleganti, poi vi mettete là a fare la crostata in 10 minuti. E ha un sapore fresco, è perfetto anche da mangiare in estate, è una delle poche crostate che forse fa piacere mangiare in estate. Quindi provate la mia crostata senza cottura e ditemi cosa ne pensate, lasciatemelo scritto qua sotto. E mi raccomando, iscrivetevi in milioni, noi siamo una grande famiglia che stiamo cercando di ampliare e di crescere, quindi abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Iscrivetevi e condividete il video, mi raccomando. Pollice in su per questa buonissima ricetta e attivate la campanella per non perdere le prossime ricette e noi ci diamo appuntamento sempre qua per un prossimo video goloso. Ciao! Ciao!